Questa è un'altra bellissima animazione virtuale. La corrente elettrica in questo momento passa dal polo positivo, arriva fino al commutatore e scorre nella parte rossa del commutatore. Quindi la corrente passa nella spira in questa direzione, in questo verso. Poi esce dalla spira attraverso la parte blu del commutatore e ritorna nel polo negativo. Utilizzando la seconda regola della mano destra si può calcolare e anche visualizzare la forza che agisce, forza magnetica che agisce su ciascun lato di questa spira. E si vede che si tratta di quattro forze dirette tutte e quattro verso l'esterno. Così, così, così e così. In particolare le due forze che agiscono su questi due lati non hanno nessun effetto perché agiscono lungo la stessa retta e semplicemente farebbero allargare e deformare la spira verso fuori se la spira non fosse rigida. Le altre due forze, questa e questa sugli altri due lati, e creano la coppia torcente. Per esempio in questo momento la forza sul lato superiore va verso destra, la forza sul lato inferiore viene verso sinistra e la spira viene fatta ruotare in questo senso qua. Infatti si vede il verso di rotazione dal fotogramma successivo. Quindi la spira ruota in senso orario, ecco infatti che vediamo. Se poi invertiamo la batteria, si vede che la spira va a ruotare nel senso contrario. La batteria è stata invertita e la spira ruota in senso antiorario. Vediamo anche il ruolo del commutatore. Rimettiamo la batteria al dritto, come era all'inizio. Quindi la corrente scorre così, nella parte superiore verso destra e nella parte inferiore verso sinistra. Abbiamo detto prima che la forza su questo lato va verso destra, la forza su questo va verso sinistra e la spira ruota in senso orario. In quest'altra immagine la spira ha compiuto esattamente mezzo giro, infatti adesso l'anello colorato di rosso non sta più sopra come prima ma sta sotto. Tuttavia la corrente elettrica continua a fare lo stesso giro di prima, cioè in senso orario. Se non ci fosse il commutatore, dopo mezzo giro della spira la corrente girerebbe nel senso opposto. Invece il commutatore assicura che la corrente giri sempre nello stesso verso e quindi anche le forze, la coppia di forze, rimane uguale a prima, cosa che permette alla spira di continuare a ruotare in senso orario in modo continuo.